Lavoro al policlinico da quasi 3 anni. Sono entrata, diciamo, nel periodo Covid e lavoro in farmacia. Noi siamo ingegneri, lavoriamo in area tecnica. Sicuramente avere un contratto a tempo indeterminato e quindi una stabilizzazione è stata proficua per il nostro percorso. Il fatto di avere una stabilizzazione nel pubblico è, diciamo, di grandissima importanza per tutti noi poi. A pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo blocco chirurgico al padiglione Asclepios 3, che potenzierà ulteriormente l'attività sanitaria del più grande nosocomio della Puglia, il Policlinico di Bari continua a investire in strutture innovative e lo fa prima di tutto dando nuova linfa vitale al capitale umano con la stabilizzazione di oltre 100 unità, tutte pugliesi. Sono 28 medici, 19 infermieri e altre figure sanitarie, tecniche ed amministrative. Si tratta di dietisti, biologi, psicologi, ortottisti, tecnici di radiologia e anche ingegneri a supporto della realizzazione dei progetti del PNRR. La maggior parte di loro sono giovani professionalità che hanno già operato durante il periodo pandemico per colmare le carenze di organico. Ora l'obiettivo è pianificare al meglio le attività delle unità operative per fornire risposte di alta specializzazione medica e chirurgica all'altezza delle attese dei cittadini. Risparmiando dove era necessario, siamo riusciti a stabilizzare più di 100 unità di personale che servono a far funzionare questa fabbrica della salute così importante per la salute di tutti i pugliesi.